incidente mortale ad Ancona, vittima un centauro di 53 anni. Coppia arrestata in A14, trovata con la droga per lo spaccio. Branco di delfini avvistato poco lontano dalla riva a Fano. A settembre torna il Brodetto Fest con chef stellati e show in cucina. Dopo 2 anni torna al Corma la festa per i soci della BCC di Fano. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, questo è il telegiornale di Fano TV sul canale 19 e partiamo dalla cronaca. Il nostro telegiornale lo apriamo con i controlli della polizia stradale effettuati sulle strade marchigiane, in autostrada, in particolare nella 14, un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzioni ai fini di spaccio. Viaggiavano in direzione nord a bordo di un'auto sospetta. Un uomo e una donna provenienti dal sud Italia sono stati fermati dalla Polizia di Stato con una pattuglia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio nel corso dell'attività di vigilanza e controllo lungo l'autostrada A14 nell'area di servizio Conero Ovest nel comune di Numana. Risposte incerte, atteggiamenti sospetti e precedenti penali sono queste le motivazioni che hanno indotto gli uomini in divisa ad approfondire il controllo del veicolo. Da un primo esame l'auto è risultata intestata ad un'altra persona e dopo un'accurata analisi si sono scoperti 2 kg di eroina pura suddivisi in 4 involucri avvolti in cellofan e nastro adesivo contenuti in un vano appositamente creato nel bagaglio a doppio fondo tra il baule e il paraurti posteriore. Sul luogo anche i cani antidroga della Questura e la Polizia Scientifica di Ancona. L'eroina avrebbe sviluppato sul mercato il doppio del quantitativo rinvenuto. I 2 corrieri sono stati arrestati per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche il veicolo e diversi cellulari. Il tutto è stato posto a disposizione della Procura di Ancona da parte della squadra di Polizia Giudiziaria del compartimento. E sono oltre 70 le piante di marijuana sequestrate ad Ancona nella settimana di Ferragosto. L'allarme è stato dato dalle fiamme gialle del reparto aeronavale della Guardia di Finanza dopo un volo di monitoraggio del territorio effettuato da un elicottero del comparto aeronavale del corpo della sezione aerea di Rimini che ha notato le piante nascoste nella fitta vegetazione vicino a un casolare nella zona del parco di Posatora ad Ancona. Ad intervenire dopo una lunga attività di appostamento i finanzieri della compagnia di Ancona e del nucleo di polizia economico-finanziaria che hanno individuato un 55enne dell'est Europa che stava entrando appunto nell'area interessata. L'uomo è stato fermato e denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Rimaniamo ad Ancona perché poco dopo la mezzanotte di ieri è avvenuto uno scontro mortale tra uno scooter e una BMW nei pressi dell'ex Mercatone 1 in via Marche a Monsano. A perdere la vita il centauro 53enne Domenico Pengue, residente a Monte San Vito, magazziniere in un'azienda di Iesi. Alla guida invece della BMW, un 25enne che è stato trasportato al pronto soccorso in stato di shock, ma non è in gravi condizioni. È stata avvistata invece, cambiamo decisamente argomento, ieri intorno alle 5 del pomeriggio una coppia di delfini, madre e figlio, ma vicino a loro sono stati avvistati anche altri esemplari che nuotavano davanti al molo di Levante in cerca di cibo, in cerca di cefali. Sono rimasti in zona per almeno un'ora dando vita ad uno spettacolo naturale, ormai quasi di routine, a cui hanno assistito tante persone. E adesso invece, restando a Fano, torniamo sulla terraferma, andiamo a vedere il secondo giorno di fiera, la fiera di San Bartolomeo. Dopo 3 anni è tornata sotto il tendone la fiera franca dei bambini e dei ragazzi. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bel momento, soprattutto per stare insieme e sono molto contenta che si sia ripristinato. Come vedete c'è già una bellissima risposta, abbiamo appena iniziato, i bambini sono contenti, così facendo socializzano, scambiano i propri giochi in una sorta di baratto, ma è una piccola vendita
insignificante a livello di valore, ma per loro importante, perché comunque si portano a casa sempre degli oggettivi nuovi, per cui il discorso del dono, del regalo viene sempre mantenuto, e anche per i genitori penso che sia una grande occasione, perché appunto di solito quando si fanno degli acquisti per i figli sono sempre molto onerosi e in questo caso invece con poco riescono a sbrigarsela. È anche importante perché questo gli permette di essere dei piccoli imprenditori, quindi di avere anche un po' il senso del danaro, no? Quindi della responsabilità. E oltre questo è importante perché in ogni festa che noi festeggiamo vogliamo che ci sia un spazio dedicato a loro. Qui ci sono bambini dai 3 ai 16 anni. Bambini dai 3 ai 16 anni, non è necessaria la prenotazione, chi prima arriva meglio alloggia, perché naturalmente lo spazio è grande, ci sono 36 postazioni a disposizione, e in una bancarella possono stare anche più bambini, come sta già succedendo, possono portare quello che vogliono, anche oggetti creativi fatti all'ultimo minuto, oppure anche oggetti legati proprio all'ambiente, quindi per ristabilire un po' tutto quello che è l'equilibrio e sensibilizzare su tematiche attuali ed importanti. Ho portato dei giochi che oramai non ci gioco più, che sono diventata troppo grande e non ci gioco. Quindi li vuoi scambiare con altri bambini? Sì. Hai già visto che cosa c'è di bello qua in giro? Un pochino sì. Hai già venduto qualcosa? No, magari dopo si scatena la gente e vendo. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Tullio Serafini. Sei di Fano? Sì. Ascolta, oggi che cosa hai portato qua nella tua bancarella? Ho comprato tutti i miei vecchi giochi. Che non usavi più? Sì, e con i soldi ne compro altri nuovi che mi piacciono di più. E invece i vostri figli che cosa hanno portato qua? Hanno portato un po' di oggetti, giochi, sia realizzati da loro che giochi che non ci giocavano più a casa. Io sono venuta sia con mia figlia che con i miei nipoti, figli di mia sorella, ma alla fine è un divertimento anche per noi, perché mamme, sì, è un'occasione per rivedersi e quindi per far due chiacchiere mentre i bimbi giocano e socializzano con gli altri. E poi svuotiamo anche le camerette dei bambini, che non è una cosa da poco. Tu come ti chiami? Io Elisa. Tu? Io Carlotta. Cosa avete scambiato oggi qua? Io ho due bancarelle, una qui e una laggiù, che gestisco con i miei cugini. E tu invece? Io invece sono qui da sola con mia mamma e ancora niente, però... Ma che oggetti hai portato? Hai realizzato tu qualcosa? Ho portato dei libri, dei peluche, dei puzzle, cose che adesso ancora non uso più. Tu invece, ho visto che sono dei braccialetti anche? Sì. Li hai fatti tu? Sì, tutto io. Poi che cosa hai realizzato oltre i braccialetti? Le collane, e anche di là ci sono un po' di collane. C'è anche il cubo di Rubik. Buona fiera! E adesso invece apriamo la pagina delle vostre segnalazioni. Andiamo questa sera, iniziamo da Via Lavolini, siamo in un quartiere di Fano, in pieno centro storico. Il segnalatore ci ha inviato questa foto, la foto di una piccola colonna che è stata presa in pieno da un furgoncino, e scrive: è da più di un mese che è in questo stato, rotto alla base e avvolto dal nastro bianco e rosso che hanno posizionato per delimitarlo. È ora di sistemarlo prima che qualcuno ci cada sopra. E poi invece l'altra segnalazione arriva da via 27esima strada, siamo a Bellocchi, dove il nostro segnalatore ci fa vedere appunto come la strada sia ammalorata da buche e avvallamenti pericolosi. Adesso invece parliamo di eventi, parliamo in particolare del Brodetto Fest, che si terrà il 9, il 10 e l'11 di settembre. Un grande festival della cucina italiana, dei sapori genuini e delle eccellenze enogastronomiche, esaltati dalla passione e dall'abile esperienza ai fornelli di chef stellati. Compie 20 anni il Brodetto Fest, l'evento dedicato al piatto simbolo dell'Adriatico, che quest'anno torna con un grande programma nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre sul lungomare Simonetti del Lido di Fano. Questa mattina, sul terzo quadro del Molo di Ponente,
sono stati presentati gli appuntamenti che spaziano dai talk ai cooking show, all'uscita in barca con il professor Piccinetti, Brodetto & Kids, il progetto ludico creativo dedicato ai più piccoli, per concludere con l'angolo innovativo sulla moretta con la sfida della bevanda più gustosa. In questi tre giorni ci sono delle novità, abbiamo dovuto lavorare con cautela insieme all'organizzazione del festival perché non siamo sicuramente ancora fuori dalla pandemia. Credo che una delle novità più importanti di quest'anno tornerà il palco centrale e il brodetto verrà fatto dai pescatori direttamente, perciò chiaramente non andremo a ostacolare il lavoro dei ristoratori, questo assolutamente, nessuna concorrenza, però almeno una specie di street food o assaggio di brodetto quest'anno sarà al Lido, perciò abbiamo pensato anche a tutte quelle persone che non abitualmente vanno al ristorante, avranno la possibilità di venire al Lido, assistere a dei interessanti talk show, cooking show di grandi chef, oltre a questo avranno la possibilità di tornare ad assaggiare il brodetto fanese fatto dai pescatori. Io invito chi volesse vedere il programma del festival ad andare sui social, alla voce Brodetto Fest trova tutto quello che vuole e tutto il programma che è molto ricco, abbondante e molto ampio. E poi il ritorno della pizza al brodetto e l'arrivo delle star della cucina che hanno fatto la storia, che proporranno diversi menù a base di pesce. Inoltre ci sarà l'opportunità per i visitatori di gustare il piatto simbolo in decine di ristoranti della città al costo di 20 euro. Ma è un evento un po' per tutti i gusti perché si parla di cucina, si parla di zuppe, ma si parla di vino, si parla di iniziative artistiche, musicali, quindi c'è un po' di tutto ed è quello che mi piace sottolineare, però che è una manifestazione che anno dopo anno cresce, che sa mettere tutti insieme e coinvolge la città, coinvolge i ristoratori, insomma coinvolge un indotto che è legato in qualche modo con il mare e soprattutto è raccontare noi stessi, raccontare il nostro rapporto con la nostra tradizione marinara, il nostro rapporto con il mare e con la pesca. Attesi al festival anche tante star della TV come Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Federico Quaranta e Vinicio Marchioni. Infine, durante l'evento sarà possibile visitare i luoghi caratteristici fanesi attraverso l'iniziativa Fano Marinara. Quindi la possibilità di un tour guidato e di visita al nostro porto e alle tradizioni marinare. Tra l'altro durante il Festival del Prodetto ci sarà una novità rispetto a questo tour, perché ci sarà un mezzo con dei video che racconteranno questo particolare luogo e questa particolare tradizione della nostra città, e sempre all'interno del Brodetto presenteremo un altro progetto, un altro cluster della nostra città che fanno gastronomica, e sarà una rete dei ristoranti del mare che vogliono valorizzare il pescato dell'Adriatico, le nostre tradizioni, quindi la possibilità di inquadrare dei ristoratori, dei cuochi le possibilità per i nostri turisti ma anche per i cittadini della nostra città di andare in dei locali che insomma avranno un mare marchio di tutela per le nostre tradizioni. E dopo lo stop forzato torna al Codma di Rosciano di Fano la festa dedicata ai soci della Banca del Credito Cooperativo. Gloria, manchi tu nell'aria. Torna dopo due anni di stop la festa del socio organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'evento, in programma sabato 3 settembre al Codma di Rosciano, ha come scopo quello di incontrare tutti i soci e non solo, attraverso una serata ricca di musica, buon cibo e confronto. L'appuntamento prenderà il via alle ore 18 con la consegna delle medaglie d'oro agli 8 soci entrati nella compagine sociale iscritti negli anni 1978. A seguire la premiazione dei vincitori del trofeo di bocce BCC di Fano dedicato a soci, clienti e dipendenti della banca, mentre dalle ore 19.30 non mancherà la parte gastronomica e quella musicale con l'orchestra Ioselito. Entusiasmo, ripartiamo per raccogliere tutti i nostri soci e per fare festa. Una festa importante perché poi, diciamo, oltre la cena insieme, una cena che ovviamente i soci hanno gratuitamente, grazie anche all'intervento della Gino Bartolucci, che oramai ha dimostrato negli anni sicuramente una grande capacità
di accogliere, quindi di dare un servizio. E è vero anche che in questa iniziativa c'è anche la collaborazione delle altre Proloco, in modo particolare di San Costanzo, per quanto riguarda loro forniscono, diciamo, la polenta e poi i vincis grassi di Cartoceto. La banca è una banca del territorio e quindi sicuramente il coinvolgimento anche di queste associazioni è importante per noi, perché significa riconoscere che nel territorio ci sono delle eccellenze, delle iniziative che sono riconosciute. La partecipazione alla festa è gratuita per tutti i soci, mentre per gli accompagnatori è prevista una quota entro il 30 di agosto di 10 euro prenotandosi in tutti gli sportelli della BCC sparsi nel territorio. La banca è una banca con quasi 10.000 soci, più di 110 anni di storia, ed è sicuramente, lo definiamo come banca del territorio e banca dei soci. Ormai la nostra definizione è questa qua, banca del territorio e dei soci. Quindi fare la festa con i soci per lui diventa importante, riprendere questa iniziativa è strategico. Ancora eventi proseguono invece alla BCC Arena di Fano, nella zona dei Tre Ponti, gli appuntamenti con le compagnie dialettali. Domani, venerdì, l'appuntamento sarà con la compagnia Gli Indimenticabili di Fermo, con la commedia Male una, peggio l'altra. Buongiorno, ciao, buongiorno. Io mi vado a buttare l'osso sopra un letto perché non mi sento da dove. Però Gervini cosa? Ti saluto. La giumi non la fai? Sì, la giumi. Gli canta la cantoncina, la giumi la canta. No, no, la faccio da solo. Venerdì 26 agosto vanno in onda loro, Gli Indimenticabili, e questo nome noi lo prendiamo quasi come una promessa. Eh sì, perché allora questa compagnia è una compagnia di Amandola, in provincia di Fermo, e io sono un loro rappresentante, e si esibiscono su varie piazze e teatri della nostra regione e anche al di fuori, con commedie dialettali e sketch comici. Qual è il titolo dello spettacolo che portate in scena? Lo spettacolo che faremo qui il 26 agosto alle 21.30 è una commedia dal titolo Male una e peggio l'altra, in dialetto fermano. È una commedia in un unico atto, comica, e è una delle più belle commedie che si è vista in questi ultimi anni, in questo nostro paese qua. E allora diciamo agli amici di Fano TV, diamo loro un valido motivo per venire a vedere Gli Indimenticabili. Come no, altrimenti rimborserò io il prezzo del biglietto. Grazie. Margherita, purtroppo ci siamo avuto sto lutto. Ah, pure tu? Guarda, sai come si dice, oggi è essa, domani a te. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale, che ovviamente, essendo ancora in piena estate, va in onda in formato un po' più ridotto. È tutto, dicevo, noi ci vediamo domani alla solita ora, mentre domani mattina alle 7 l'appuntamento è con i giornali e con Massimo Foghetti. Arrivederci.